Carissimi amici appassionati di calcio d'oltremanica, buonasera, bentornati a una nuova puntata di UK Calcio Social Pub, puntata speciale. Perché puntata speciale? Perché ho anche questa sera l'onore e il piacere di ritrovare i miei cari amici di Anglo Calcio. C'è già qualcuno pronto, qualcuno ha dovuto, diciamo così, mollare all'ultimo secondo, in modo particolare Massi, che salutiamo. Purtroppo il padre fondatore questa sera non ci sarà, però comunque ci sarà lo stesso. Intanto mi arriva qualche messaggio. Ci sarà comunque, in ogni caso ci sarà, perché ci sarà, perché il nostro caro Massi ci ha preparato il suo accadde oggi. Un accadde oggi che mantiene un po' il formato solito, ma va a prendere un po', è un accadde oggi, in questo caso è un accadde domani, perché l'evento si riferisce a qualcosa che è accaduto il 19 maggio, ma comunque diciamo l'accadde oggi è settimanale, quindi ecco, va a prendere un po' quello che è accaduto nel passato, nella settimana in cui andiamo in onda. E questa puntata sarà come al solito, senza un filo conduttore in realtà, perché come sempre, come siamo abituati a fare, qui non si prepara nulla, ma si va a braccio. E quindi andremo un po' a toccare gli argomenti che usciranno durante la conversazione. Ci sono molte cose da dire, perché questa è stata una settimana, e oltre che una settimana, un periodo ricco di avvenimenti. Non ultimo, ieri la qualificazione del Manchester City alla finale di Champions League. Quindi abbiamo un po' di cose da dire. E io vorrei subito iniziare. E vorrei far entrare il primo grande amico, ormai mi permetto di usare questa parola, Lorenzo. Vediamo un po' se lo riusciamo a vedere. Sì, Eccolo, mi lo vediamo vedete? e lo sentiamo anche, questa è un'ottima cosa. Benissimo. Ciao Lorenzo, buonasera. Bravo. Buonasera, tutto bene? Tutto bene, tutto bene, tutto Oh, bene. mi fa molto piacere. E, allora Lorenzo, visto che tu sei il primo, e sei qua da quasi prima di me, diciamo così si può dire. E stiamo aspettando gli altri, vediamo un po'. Sicuramente verrà qualcun altro. Purtroppo, come dicevamo, Massi ci sarà soltanto in video. Però volevo iniziare con te, visto che tu sei un tifoso dell'Everton, giusto? Allora, io volevo, diciamo che l'Everton sembra, diciamo, no, adesso non tieni le mani sul tavolo, perché magari, ecco, perfetto, perfetto, perfetto. Sembra che, insomma, stia dando qualche segnale importante. Che dici tu? Io no, non mi voglio dilungare troppo, voglio lasciare la parola a te, perché è vero che, insomma, la situazione è sempre quella che c'è poco da dire, calcolando che comunque la gara col Manchester City non la voglio neanche mettere in mezzo, perché quella è una partita che, insomma, vabbè. Ma visto anche le avversarie, che dici? Ormai siamo al rush finale, ormai ci siamo, quindi Ormai siamo a due finali, due sostanzialmente. finali con chi giocherà l'Everton, ti ricordi? Ecco Fammi rivedere le cose perché abbiamo due partite abbordabili, tutto sommato. qui, Wolverhampton fuori casa, quindi il 20 maggio, domani, no, dopodomani, pardon, Dopodomani sabato. abbiamo il Wolverhampton e poi il Bournemouth in casa. Eh sì, quindi diciamo sono veramente due finali, Cioè, squadre due che... finali con due partite che ti devi giocare, non è che ti puoi giocare, ti Sì. devi giocare. E il problema è uno che ne abbiamo viste tante, ma di cotte e di crude. Ora c'è tanti problemi a Goodison Park. Innanzitutto c'è il problema con un board che ha speso, soprattutto nel passato, ora non può spendere, ma ha speso e ha sp Sì, cifre sì, sì. esorbitanti buttando Verissimo. letteralmente via soldi, e ci siamo trovati in questa situazione in cui fra di noi ci si dice spesso eravamo più belli quando eravamo poveri, sostanzialmente, ed è vero. Sì, purtroppo sì, è così. Non esiste, secondo me, in questa situazione non esiste il discorso facciamo tabelle, vediamo la classifica, vediamo come siamo messi a differenza reti, perché a differenza reti
non è che siamo messi benissimo tutto No. comunque, perché c'è un Leicester con meno 18 che insomma vuol dire avere 6 gol di margine rispetto a noi ed è a 2 punti sostanzialmente. Siamo virtualmente salvi, ma in realtà Leicester, Leeds, Nottingham stanno tutti lì sostanzialmente. Io Sì, Western sono tutti lì. È è fuori praticamente, sicché siamo tutti lì a giocarsela. verissimo, però sono due Dire. squadre già salve, Sì, lo so che sono quindi due squadre salde, ma sono due partite che ti devi giocare. Ora, da io so. ritornare, da riaver avuto Calvert-Lewin è stato un po', si è visto che la squadra gira meglio con qualcuno davanti che sa quello che fa. Il manager, gli puoi dire poco, perché la squadra è quella che è, non è neanche cambiabile. Abbiamo, secondo me, ma questo sono pronto a prendermi le offese, mi sono già preso in internet e sui social tante, tante volte. Abbiamo perso troppo tempo con Lampard e andava fatta prima questa mossa qui, perché si era visto Sì, che sì. non era la soluzione. Ora, tutto il rispetto che posso avere per Lampard come giocatore, come allenatore, non mi ha mai convinto, ma mai No, in convinto. effetti d'altronde lo sta quello che dici. Io, ahimè, devo dire, dico ahimè perché insomma, comunque Lampard è una colonna del calcio inglese, c'è poco da fare. Però devo dire, ahimè, che anche questa esperienza al Chelsea sta dimostrando di non avere proprio, di non essere all'altezza. Io non so se lui ha bisogno di fare altra gavetta, probabilmente. Poi per carità, io penso che ognuno è come dire, va bene per un determinato ambito. Magari lui non si può dire che non è un allenatore da Premier League. Tu che dici? Sì, ma se ci pensi anche le precedenti esperienze non sono state brillantissime proprio. Appunto, sì. Io temo, spero per lui di no, ma temo che non sia il ruolo giusto per lui. Eh sì, ci può stare, voglio dire, perché poi è stato un grandissimo giocatore. La cosa strana è stato un giocatore intelligente in un posto del campo dove bisogna usare molto la testa. Questo è vero, però non almeno per quanto, cioè la cosa che mi ha sorpreso, no? Poi i grandi allenatori. Ora io non so, a memoria non ci vado tanto, però grandi allenatori che sono stati anche grandi giocatori. Non ripeto, sono ruoli differenti. Cioè, non è, in effetti sembra una cosa che può essere anche automatica, però non è detto. Tu giustamente dicevi, lui ha fatto una carriera in un punto del campo fondamentale, dove si gioca, cioè dove nasce il gioco, perché lì a centrocampo nasce il gioco. E quindi lui dovrebbe, diciamo, saper distribuire i giocatori così come distribuiva i palloni, però a quanto pare i giocatori non lo seguono e il Chelsea comunque è completamente in bambola. Ora, il Chelsea attualmente è complicato da gestire, ci vuole un bel manico per tirare. Altro che adesso hanno, cioè è ufficiale, no? Pochettino è ufficiale, quindi adesso vedremo, anche se io, questi sono sicuramente un allenatore dalla grandissima esperienza, su questo non c'è dubbio, però non ha una, deve ricostruire tutto lì, quindi l'anno prossimo, insomma, non sarà una stagione semplice per il Chelsea. Poi io non so fino a che punto abbiano il coraggio di spendere ancora, anche se questi qua sono, cioè, un po' matti, quindi ci si può aspettare di tutto. Che dici, Lorenzo? Sì, però secondo me non serve neanche spendere, onestamente, serve un po' mettere le cose in ordine. Forse serve più vendere che spendere, alla fine. Servirebbe, sì, forse sì, servirebbe più vendere. Sono entrati, hanno voluto fare giustamente, far vedere che erano entrati. Ora, se ti devo dire fossi stato nel board del Chelsea, vecchia maniera, io ci avrei messo Higgins. Gus Higgins ancora dentro, Sì, sta sì, il sì. normalizzatore, arrivi a fine anno e piuttosto che mettere una bandiera che metti altro
pepe sulla carne diventa un problema poi da Sì, gestire. questo è giustissimo, diventa un gran problema. Infatti si è visto, insomma, il rendimento del Chelsea è devastante, si salva solo per i punti che ha fatto fino adesso, perché con la gestione Lampard ha avuto una media, ha perse tutte, quindi praticamente l'ha perse sostanzialmente tutte. Credo Prima ne non abbia posso vinta. certamente dargli troppo la croce al Lampard. No, 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 Il dubbio assolutamente che lo no. dico io è che neanche il Derby County mi andava bene Lampard come Sì, campionato europeo. assolutamente, è vero, è verissimo, quindi Non è proprio, però questo qui è un compito veramente da non so neanche chi potrebbe esserci dentro. Higgins, quello che pensavo. sì, lui forse sì, però insomma diciamo che la situazione non è il massimo. E a proposito, io direi, visto che stiamo facendo un discorso interessante, do il benvenuto ad Alessio. Alessio, buonasera. Ciao, buonasera, come Hai state? mangiato bene, Lorenzo pure vedi è in gran forma. Tu hai mangiato o stai No, mangiando no, birra? mangerò come Oh. l'altra volta. Ah, perfetto, questo è proprio un pub. La prossima volta mi attrezzo anche io con un bel panino, perché questa è una bella idea questa qui. Stavamo parlando, Alessio, per darti il Sì. benvenuto. Eravamo partiti dall'Everton, poi riprendiamo il discorso. Stavo parlando un po' del Chelsea, Sì. delle difficoltà del Chelsea, della gestione Lampard, il fatto che Lampard, come allenatore, grande giocatore, ma come allenatore, forse non è il ruolo suo. Tu che cosa pensi? Ci stavamo confrontando con Lorenzo. Eh sì, perché secondo me, volevo rispondere, secondo me sì, perché anche al derby, giusto, vado a caso. Sì, Non era affatto. sì, 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 sì. Sì, quindi. Cioè, no, ti riassumo, secondo me non ha mai avuto un rendimento soddisfacente né al derby, No. né nella conferenza Chelsea, tanto meno all'Everton che è stato qualcosa Sì. di impalpabile. Poi bisogna Sì. vedere, magari non è stato l'ambiente giusto, però cominciano a essere tanti anni che allena Sì, ormai. mentre agli allenatori inglesi non succede, o se no, pensiamo ad altri giocatori che partono in categoria, ex giocatori che partono in categorie più inferiori, vabbè, non hanno raggiunto la mitologia di Lampard, però che rimangono comunque, che fare gli scalini è duro. Lui sembra un'avventura tipicamente italiana, no? Sì. Dei campioni del mondo che poi non riescono a fare la Serie A, lui nemmeno la Serie B. No, perché anche la chiamata del Chelsea sono sembrate quelle chiamate che anche qui si vedono difficilmente, no? In Inghilterra, no? La chiamata un po' per gestire una stagione, potevano promuovere uno dell'Academy. Non è che rischiava di retrocedere e quindi bah, è sembrata una cosa, c'era solo da perdere, no? Con quella confusione tra l'altro di giocatori. E a me dispiace, prima perché è stato un giocatore del West Ham, sebbene poi offesa tifosi del West Ham, l'ho visto dal vivo, e poi perché le leggende sono belle perché lui c'ha ancora lo striscione, mi sembra, allo Stamford Bridge, perché Sì. rimangono tali. E quindi mi ha fatto più tristezza questo ritorno da traghettatore verso il niente, perché non poteva più raggiungere meno il settimo posto, che forse lui non avrei accettato, perché appunto c'è solo da perdere. E mi dispiace sì, anche per quello che era, non avendo noi che viviamo le dinamiche abitando là, no? Certo. Anche le rivalità, no? Lampard di qui, Lampard di là, vedere una leggenda della nazionale inglese che aveva meritato di vincere un mondiale. E ci rimango male, spero per lui che riparte una League One con qualsiasi che non sta facendo bene, ma trovi la sua dimensione o diventi qualcos'altro, un ambassador, un motivatore, cioè quei giocatori che ci vogliono nelle squadre. No, forse lui dietro le quinte servirebbe molto a questa proprietà americana che non dimostra la capacità di lettura europea del russo nel capire le cose, come diceva la sua marina, l'americano mi è sembrato più davvero un confusionario fino adesso.
Sì, è verissimo, infatti stavamo riflettendo proprio su questo, magari il ruolo di Lampard è un altro, cioè lui non può fare l'allenatore, ma come dici giustamente tu, potrebbe avere un ruolo dietro le quinte, perché no? Poi ci stavamo interrogando sul fatto che non è detto che i grandi giocatori poi diventino grandi allenatori. Io adesso a volo non mi viene in mente un... Vabbè, Trapattoni o comunque è stato un grande giocatore, anche Ancelotti sicuramente, però Sì, ma non supercampioni poi erano, diventano... Come? non è scritto te, ma non erano le star, erano degli ottimi Esatto. centrocampisti. Secondo me ce n'è Esatto. stato solo uno, Come? Beckenbauer. C'è stato solo Beckenbauer che è stato un Sì, giocatore così, meraviglioso, sì, un però allenatore vincente. con Sì. intelligenza tedesca si è limitato a capire che aveva forse, no, un momento limitato, hai visto? Eh Sì. sì, questo pure è vero, questo pure bisogna pure capire il momento giusto in cui Lui l'ha andasse. capito, dimostrando l'intelligenza. Oppure Viola, di come gli va questa. Sì, No, vero. Sì. no, però anche lui era uno dei, cioè, anche grande giocatore, più che adesso i giocatori difficile. Pensate all'allenatore Alessio, c'è una connessione che anni almeno io ho di difficoltà un 30, po' a no? sentirti, ogni tanto va via l'audio. Aspetta. Ora Adesso pare un po' più stabile, vediamo, insomma, quindi sì, ha ogni dato un tanto... segnale, sì, che perdeva qualcosa, poi la semmai riproviamo. Qualcosa, sì, proviamo un attimo. C'è una connessione un po' debole, a volte mi è Sì, poi capitato durante sta qualche... piovendo adesso e qui quando Ah, piove ecco, rompe un bene. po' le Bene. Tra l'altro poi a me pure purtroppo è capitato durante una diretta di perdere la connessione. Quindi se non mi doveste vedere più, prendete voi le redini. Mi fido di voi. E comunque, a proposito del Manchester City, di Guardiola, però prima volevo chiudere con Lorenzo la questione dell'Everton, perché ne stavamo parlando prima. Quindi, tu che pensi, sinceramente? L'Everton, proprio a conclusione di tutto, no? La L'Everton, secondo te, conclusione ce la fa o no? di tutto è tutto nelle nostre mani, però dobbiamo cominciare a fare quello che non abbiamo mai fatto, vincere due partite di fila. Eh sì, questo è vero. Intanto vedo, scusami, vedo Alessio bloccato. Ecco, Alessio ha perso la connessione, è un po' come è successo a me 2 settimane fa, ma sono certo che ritornerà il caro Alessio. Quindi, secondo te, il problema è vincere le Allora, già essere in una partite? posizione che dipende da te è un bel vantaggio, eh? Ah, sì, Un vantaggio enorme quello lì. Poi certo. Push. bisogna vedere cosa riesci a fare te, come si suol dire, perché Pure è vero, innanzitutto questo sta a te, però non devi sperare negli altri, è già molto. no, anche perché poi la vittoria sul Brighton, io sono rimasto Io non me la veramente sarei aspettata. scioccato, Io veramente non me la sarei scioccato. aspettata completamente e neanche una vittoria a questa maniera. Sì, così roboante, insomma, io non me lo sarei mai aspettato. Io ho visto, diciamo, Leicester Everton, l'ho vista chiaramente in diretta, ma non entrambe le squadre, insomma, è stata una gara molto complicata, molto si vedeva anche un po' di paura da parte di tutte e due, devo dire. Invece, Brighton Everton veramente mi ha scioccato. Intanto, scusate, ma ricevo dei messaggi da Larry che non riesce a entrare in diretta. Caro Larry, devi usare il link che ti ho mandato su WhatsApp. Io cioè, non so come dirtelo. Quindi usa quel link perché altrimenti non puoi entrare nella diretta, esattamente come hai fatto l'altra volta. E detto ciò, torniamo a noi. Dicevo, mi ha sorpreso veramente molto. Io la partita non l'ho vista, in realtà. Non l'ho vista, però certo 5-1 parla da sé. Sì, Giusto? io la partita l'ho vista, 5-1 parla da sé, momento un po' di rammarici che potrebbe essere, ma è una partita, quello che dico, Certo, è una certo. partita in cui hai giocato benissimo, è entrato tutto, però rimane una partita e in questo caso non ti puoi attaccare a una partita come tifoso, nella speranza, però Giusto. devi stare con la lingua. Poi
quanto ne penso io da tifoso, per me dove giochi non importa. Cioè, può essere in Championship, può essere in League One, può essere in League Two, a me va bene tutto. Anzi, ti dirò, non è che cambia nulla. E non è un dramma se retrocediamo. No, speranza è che nella retrocessione arrivi un po' più di sale in zucca a chi sta nel board e riescano a fare una squadra in maniera logica. Cioè, quella logica aveva portato Ancelotti a creare un progetto che poi dopo è stato mandato a Remengo e poi cominciate a entrare in una faccenda involuntiva che, secondo me, per come è andata a finire, potevamo finire Benitez e andava meglio alla Beh, fine. forse sì, Sì, eh. per come è andato a finire. Sì, Alessio, tu che ne pensi? Bentornato, Sì, innanzitutto. penso anch'io. Anche se credevo che l'Everton ha questa mistica di salvezza anche a fine anni 80, primi 90, no? Una volta fu accusato anche di aver venduto Grubino, era una partita delle cose, però vabbè, l'Everton c'è questa mistica che credevo contai che si rinnovasse, devo essere sincero. Non lo vedo l'allenatore adatto all'Everton, però lo vedevo per fare partite tipo Brighton. Sì, eh sì. E la cosa che mi è piaciuta vedendoli a Leeds è da mostrare davvero in Italia e da altre parti. Ne commentavo uno che segue il calcio inglese strettamente. La partecipazione al Goodison Park, che dice: ma perché una parte di Liverpool, chi non ha letto i libri come noi, chi non segue come noi, tifo, qui non lo può capire, Certo. fa stare male e crea quell'atmosfera lì, cioè da brividi. Non mi ricordo quale partita avete vinto a casa con Dyke. Io mangio un po', ogni tanto, Vai, siamo al pub, quindi fai pure senza problemi, fai però bene. rimasi. Rimasi colpito a questa elettricità, poi il Goodison ovviamente dà delle emozioni come nel suo piccolo il Kenilworth Road di Luton, 106 anni di storia. Poi ci arriviamo pure a Luton. Ora io non so il calendario, l'ho smesso di vedere perché il West Ham è all but safe con questo bellissimo modo che hanno di dire loro, cioè West Ham dovrebbe Wolverhampton fuori casa, e no. se ti riferisci al calendario dell'Everton? Sì. Sì, Wolverhampton fuori casa e Bournemouth in casa, quindi due Allora, squadre che ne Bournemouth casa parlavamo deve essere più all'inizio. semplice, infatti non è detto che giocano con la mente libera, sono dei grandi contropiedisti. Il Ti dico Wolverhampton che è andato però all'inizio, che quello forse una la sai di sicuro. Giocate cioè abbiamo perso di uno che nuovo va Alessio. va a giocare contro il West Ham a Londra e poi dopo giocherà in casa, ospiterà il Tottenham, che sono due partite, diciamo, anche Vabbè, loro, sì. cioè lo stesso non è che ci abbiano molto da dire sia Tottenham che West Ham, sono abbastanza tranquille. Per quello ti servono due vittorie. Questo pure è vero. Guarda, Lorenzo, guarda chi c'è. Vediamo un po' se lo sentiamo. Davide, parla. Davide, Oh! parla. Oh, ti Buonasera. sentiamo. Grande. Buonasera. Grande! L'ho Grande. fatta. Allora, guarda, Davide, la situazione è questa. Stasera ti vediamo e ti sentiamo, però Alessio l'abbiamo perso. L'abbiamo perso. Alessio, non vediamo il video di Alessio né tantomeno l'audio, però abbiamo trovato Davide che è appena staccato da lavoro E e ci è venuto. sono all'Old Subuteo Club Banda Bassotti. Grandissimo. Grandissimo. E Grandissimo. se volete vederlo, ve lo faccio anche Vai, vai, vedere. facci vedere un po', vediamo se riusciamo a vedere qualcosa. Mamma mia, che Si vede? spettacolo! Sì, si vede, meraviglioso, meraviglioso. Guarda questo. Che bello. No, che roba! Ora torno in ufficio perché sennò c'è il rimbombo e si sente. Eccomi. Allora, vediamo io, Alessio, non so, purtroppo Alessio non so che cosa è successo. Io magari Alessio se riesce a fare l'accesso di nuovo perché qua tra maltempo non si capisce più nulla. Bellissimo comunque Davide, cioè stai proprio sul campo. Sì, Sei a bordo sì. campo, sei a bordo campo.
Fantastico, fantastico. Davide, ti Fantastico. sei ripreso dai festeggiamenti? Anche se qua esulo un po' dal calcio inglese, però facciamo una parentesi. Eh? Come? Sono ancora Sono in corso. però ti vedo abbastanza sobrio e come dire, Sì, lucido. perché io sono molto British, sono una persona posata. Sei molto felice. Anche nei festeggiamenti, però io qualche video mentre festeggi l'avrei voluto vedere perché insomma, Qualcosa sei British. Allora, Davide, di dire. Dimmi. qual è stato? Noi ci siamo visti l'altra volta. Scusate se apro la parentesi, Davide, perché giustamente Davide l'altra volta non ha potuto partecipare. Tu eri, se non ricordo male, quando abbiamo fatto il mese scorso, tu Quella che non non. parlavo. Esatto, tu eri Sì. tornato da poco da un viaggio, o sbaglio? Sì. Dove sei stato? Raccontaci un attimo perché non mi ricordo. Sono stato nel nord-est dai miei amici della squadra amatoriale. In realtà avevo prenotato per Londra per andare a vedere il Millwall, che è la mia squadra professionistica favorita. E Sì. volevo andare a vedere due partite, una il sabato e una il martedì. Poi però questi miei amici del Town Old Town, squadretta di Northern League Division 1, che sarebbe al nono livello della Pyramid nella Durham County, hanno pubblicato su Twitter il nuovo calendario, perché da loro molte partite vengono sospese a causa pioggia, maltempo, e in questo nuovo calendario lo stesso sabato, lo stesso martedì giocavano in casa anche loro. Ah. E mi si è accesa la lampadina, mi è venuta voglia di andarci perché non ci andavo da 5 anni. Comunque è un bellissimo ambiente, proprio tutto un altro pianeta rispetto al calcio professionistico. E quindi ho cambiato il volo, ho preso un volo per Manchester e sono andato su da loro. E sono riuscito a vedere due partite loro, una sabato e un martedì, però poi ho condito un po' il tutto. Al venerdì sera sono andato a vedere il Middlesbrough contro il Norwich, un bel sonante 5-1 in un riverside molto rumoroso, molto bello. E la domenica ho fatto una delle mie follie, ho guidato per 4 lungo la A68, che è la strada che da Darlington va ad Edimburgo, passando proprio attraverso Town Low, per andare a vedere la semifinale della Junior Cup scozzese, che sarebbe una sorta di FA Cup amatoriale scozzese, vicino ad Edimburgo. E era perché era uno stadio bellissimo. A parte il campo sintetico, tutto molto bello. Però il clou, Ah, campo sintetico. sì, purtroppo sì. Il clou però è stato comunque Taolo. Taolo è sempre bellissimo per me, ormai ce l'ho nel cuore, li frequento da 15 anni, siamo in contatto, però la mia prima partita è nel 2011, 6 o 8, un lapsus. È un bellissimo rapporto. Loro impazziscono di questo, perché il fatto che uno faccia 1.000 miglia per andare a vedere la nuova serie, per loro è una roba Eh beh, terribile. certo. E quindi quando io arrivo lì non pago il biglietto, non pago una birra. Ogni volta che il mio bicchiere è a tre quarti, me ne arriva un altro, devo dirgli io basta. Ecco perché ci vai, quindi. È un po' complicato comunicare, cioè non complicato, però parlano un inglese con un accento veramente duro, duro, duro. Capisco meglio gli scozzesi di loro, sono continuamente a chiedere di ripetere, e quando parlano tra di loro dopo la prima partita del sabato sono rimasto 4 ore nella clubhouse, mi hanno fatto sedere a un tavolo, quando parlavano tra di loro capire il senso del discorso, seppure io vado in Inghilterra da 20 anni e ora non sono nostro, però lo capicchio abbastanza bene. Certo. Scritto, lo scrivo abbastanza bene, leggo benissimo, ma capire loro dovrebbe stare un po'. Però è stato veramente bello, perché poi la partita perdevano 2-0, poi nell'ultimo quarto d'ora grande rimonta, hanno vinto 3-2. Sono le classiche partite da calcio inglese, corsa, corsa, corsa fino al 95esimo, contrasti duri, piedi, sono quelli che sono ovviamente in serie. Però la partita è eccitante ed è molto bella, oltretutto molto fair play, poche proteste con l'arbitro, e poi il bello viene dopo. Tu vai nella clubhouse, c'è la gente che c'era la partita, c'è gente che è rimasta dentro a bere, non è neanche uscita a vedere la partita,
Volevo far sapere che ci sono, buonasera. Sì, Larry, ti abbiamo visto finalmente. Grande Benvenuto. Adesso Larry. ti diamo subito, ti coinvolgiamo subito. Tutte ste roba? Preparano, ci sono le donnine che preparano da mangiare, viene allestita una sala per i giocatori, quali dopo la cosa vengono e bevono e mangiano gratis. I giocatori tornano a Britale tutti insieme. E si rimane lì delle ore. Poi era sabato sera, quindi era organizzata musica dal vivo. A una certa ora ha cominciato ad arrivare il complesso, a montare la batteria e tutto, e cominciava ad arrivare la gente dal paese. Come aveva fatto notare Alessio via messaggio quando gli ero scritto, un club che tiene vivo un paese, perché è un paese dove c'è veramente poco e più la clubhouse. Però via per le 8 dal mattino, era andato anche a correre alle 7 del mattino in campi. Era mezzo, non ubriaco, ma un po' bevuto, quindi alle 8 di sera sono andato via. E la clubhouse si era riempita di gente che non era alla partita e veniva lì a fare il sabato sera ad ascoltare il complesso. Fantastico. Ma senti Davide, il prossimo viaggio già è previsto o ancora non hai programmato nulla? Pensavamo le ferie, eravamo l'Irlanda e altri posti non british, e ha vinto il non british. Ah, ok. Ok. Più o meno qualcosa, però ancora non so quello che mi convengono. Ora abbiamo questo volo per maggio. Non ho messo la vita, quella piccola. Conveniente. Quindi si va ero andato qui e da vedere e Davide, abbiamo un po' di problemi con il tuo audio, con la tua connessione. Tra poco temo che c'è il rischio che cada. Ecco, ogni tanto torni, vai e vieni, quindi c'è l'audio che è un po' ballerino. Però diciamo abbiamo intuito che, ma questo in realtà già lo sapevamo, che tu sei un grande viaggiatore calcistico, non so come definirti, però sei uno che gira di tutto di più, guarda di tutto di più. Purtroppo non abbiamo... Ti sentiamo non abbiamo... metallico. Esatto, molto metallico. E mentre... Ecco, sì, ecco, adesso... Ground hopper, esatto, ground hopper, quindi ground hopper di professione ground hopper. Potresti fare una serie TV, magari, non lo so. Potrebbe essere una cosa che voglio dire è che Tao Low Town Ashington del martedì sera è stata, sono andato a contarle, la mia 100ª partita nell'arcipelago britannico, quindi arcipelago anche Irlanda, Irlanda del Nord, l'80% in Scozia. Hai fatto lo stesso numero di vittorie di Guardiola in Champions League, praticamente, con quello di Emisfera. Sì, ha fatto, sì. Mamma mia, incredibile questa cosa, incredibile. Larry, come sempre, ci dà delle nozioni impeccabili. Quindi, Davidone, Road to 200, vai, andiamo verso i 200 allora. Ce n'è ancora 100, prima di arrivare a 200. Comunque sì, hai detto giusto, perché comunque ora in qualche altro paese guardo sempre se c'è qualche partita da andare a vedere. Tipo l'estate scorsa sono andato in Norvegia, ho visto 7 partite in Norvegia, di cui una nel campionato delle isole, che sarebbe la sesta divisione norvegese. Fantastico, grande Davidone, grandissimo. Io dobbiamo far adesso volevo coinvolgere un attimo Larry, una cosa in particolare,
E poi, visto che siamo ormai, diciamo, nella parte finale, io volevo, ci sarebbe ancora altro da dire, però qua potremmo parlare fino a domani, secondo me, potremmo fare una diretta lunghissima, perché dovremmo parlare del Notts County, dovremmo parlare del Luton, insomma, quante cose dovremmo parlare, potremmo... sarebbero infiniti gli argomenti. Quindi, siccome però io voglio dare spazio all'accadde oggi di Massi, che come abbiamo detto purtroppo stasera non c'è, prima però di Massi volevo coinvolgere un attimo Larry, brevemente Larry, come sai fare tu, sulla vittoria del Manchester City ieri. E soprattutto, caro Larry, vorrei sapere da te cosa ne pensi per questa finale, cioè il Manchester City riuscirà a vincere, sì o no? Vai Larry, ti do diciamo tre minuti. Vai Larry, e buone tre minuti. Benissimo, intanto buonasera. Ti voglio vedere che benissimo, ti vedo benissimo. Tanto buonasera e scusate il ritardo, che ci ho avuto un po' di caos con tranquillo Larry, tranquillo. Con le cose. Tanto che sei qui. Allora, innanzitutto, diciamo, poi avevo anch'io un accade oggi, ma non penso che riusciamo a farlo. Vabbè, se ci teniamo nei tempi, sicuramente. Allora, mi hai chiesto del Manchester City, la partita non l'ho vista purtroppo, perché non sono di quelli che fa tre abbonamenti, anzi si oppone in maniera totale, perché non succede in nessun paese del mondo che vedere tre partite, che per vedere una partita di calcio si faccia tre abbonamenti. Prima della partita di ieri che è stato un trionfo, io quello che mi interessava sapere da parte tua nel complesso, vista la stagione strepitosa del City, quante possibilità ha questo City effettivamente di vincere la Champions? Intanto diciamo che mi prenoto per una diretta, se possiamo farla, il giorno della finale, il 10 vediamo. Giugno. Sì, sarebbe interessante, vediamo, ci organizziamo. E secondariamente penso che sia una questione di 60-40 in favore del Manchester City, perché... ha un organico effettivamente più forte, però in una partita secca può succedere di tutto. La cosa positiva, almeno dal nostro punto di vista di calciofili inglesi, è che i calciatori inglesi, a quanto ho letto ieri sera, hanno giocato molto bene, soprattutto Grealish, diciamo. Che lontana... ha pure mandato dei baci a fine partita, cioè, che lontanamente baci. Che lontanamente per diciamo cifra tecnica mi ricorda Glenn Hoddle, ma deve fare ancora parecchio per arrivare a quei livelli, ovviamente. Bene, lei comunque, veramente... comunque Manchester City favorito, secondo me. Favorito, assolutamente, io sono assolutamente d'accordo. Poi volevo fare un giro su questa diciamo tematica, e poi passiamo all'accadde oggi di Massi, che vi invito a guardare perché poi lo commentiamo. Lorenzo, che dici, questo Manchester City come lo vedi in finale? Ah, io lo vedo favorito, però è partita secca. Il bello del calcio è sì. Porta basso punteggio, che tutto può accadere, e questa è la meraviglia del calcio. Assolutamente. Darei un 45-55, perché giusto per stare conservativi. Sì, sì, giustissimo, giustissimo. Alessio, tu che dici? Sei sulla stessa linea? Non mi piace commentare le squadre italiane quando affrontano gli inglesi. Sì, vedo la classica cialtronaggine nel dare il City strafavorito, la Coppa dei Campioni, prima Champions League, ora è piena di storie. Pensate al 93 il Barcellona che fu sconfitto, 94 dal Milan. Vedo bene il City per come gioca a pallone, ma Guardiola... Esatto, bravo, esatto. Guardiola ha sbagliato clamorosamente una finale, con la complicità anche un po' dell'arbitro, ma lui sbagliò contro il Chelsea, complicità dell'arbitro nel gioco duro del Chelsea, ma ci sta. Il bello del calcio, come detto Lorenzo, è che non è come gli altri sport. Il doppio confronto era sicuramente City al 95%,
adesso vediamo come ci arrivano, anche perché ci sono partite importanti, entrambe hanno una finale nazionale, vediamo chi perde i giocatori, chi no. Certo, vedere, per me quindi aperta, Foden in panchina, pensate un po'. Aia! No, ma non è una critica. Nel senso, ho capito. Foden in panchina che può fare il terzino, il mediano, il trequartista, il quinto centravanti. È chiaro che ci vuole la partita perfetta da parte dell'Inter e che Guardiola non la sbagli. Per me Guardiola è un grande, perché come mi ha detto Giovanni Manetti, che se lo segue pedissequamente, ha trasformato in un giocatore concreto Grealish, e in effetti a vedere un po' di ragazzi fuori partite è vero, Guardiola è uno che insegna i suoi. Vediamo, leggermente favorito il City anche per me. Bene, Davidone, che ne pensi tu? È pesante, anche a me dà fastidio questi scontri Italia-Inghilterra, perché poi arrivano tutti i colleghi italioti, se per caso la squadra italiana fa il colpo, hai visto il calcio italiano, è tornato qui là su giù. No. Però con la partita secca, sulla carta potrebbe essere anche 70-30, ma con la partita secca diventa 55-45, perché può succedere qualsiasi cosa. E la mia batteria sta per abbandonare, perché da stamattina alle 7... Che sono la batteria, ma non hai il caricabatteria. Date un caricabatteria a Davide, vi prego. facciamo la colletta. Sì, ma e qualcuno lì sarà, dai, non è possibile. Ce l'abbiamo un caricabatteria? Ecco, aspetta, seguiamo questa è un attimo un reality show, poi facciamo vedere Massi. Perché è una cosa... Nessuno ha il caricabatteria. Nessuno ha il caricabatteria. Vabbè, Davide, io non so se riuscirai a guardarti tutto l'accadde oggi di Massi. Provaci. Che percentuale sei, giusto per sapere? 55-45. 55? No, di batteria. 5. Allora credo che vedrai forse soltanto l'inizio. Allora io direi, vediamoci questo accadde oggi di Massi, così lo salutiamo anche, perché poi ci guarderà. Ciao, Massi. Veramente. Ci guarderemo in replica sicuramente, e ha fatto veramente un bellissimo lavoro, poi lo commentiamo un attimo, perché si tratta di un personaggio veramente di alti livelli. Quindi eccolo accadde oggi di Massimo Corsini. Buonasera amici di UK Calcio, benvenuti all'Accadde Oggi, insomma la storia del calcio inglese. Io sono Massimo Corsini, fondatore di Anglo Calcio, qualcuno magari se lo ricorda, altri meno, e oggi insomma andremo non troppo indietro nel tempo, ma comunque parleremo di un fatto che ha segnato la storia del calcio inglese. Cominciamo in maniera diversa dal solito, inizio mostrandovi un oggetto, mostrandovi questo oggetto qua. Vedete, sembra un fermacarte con un qualcosa dentro. Guardando bene, quello che è dentro è un pezzettino di prato. Bene, allora, cosa hanno in comune questo oggetto con questa immagine qua che vedete ora sullo sfondo? Ebbene, hanno in comune il prato, proprio il prato. Perché? Perché dentro questo cimelio che vi ho appena fatto vedere c'è un pezzetto di prato dell'Old Trafford, del Teatro dei Sogni, la casa del Manchester United. Perché vi racconto tutto questo? Perché vi faccio vedere tutto questo? Perché esattamente 10 anni fa, il 19 maggio del 2013, Sir Alex Ferguson andava ufficialmente in pensione. Bene, era l'ultima partita sulla panchina del Manchester United per il grande manager scozzese. 27 anni dopo, 1500 panchine fatte di 895 vittorie, 338 pareggi e 267 sconfitte, Sir Alex lascia lo United e quindi il calcio. Lo fa dopo aver vinto 13 Premier League, record assoluto, 5 FA Cup, 10 Community Shield, 2 Coppe delle Coppe, 2 Champions League,
due Supercoppe dell'UEFA, due mondiali per club e quattro League Cup. Insomma, un palmarès davvero straordinario. Ma non lascia il calcio su questo prato che vedete sullo sfondo, bensì lo lascia su quest'altro che vedete invece in questo momento. Perché? Perché il campionato regala all'ultima giornata la sfida tra il Manchester United e il West Bromwich Albion. Siamo a The Hawthorn, West Bromwich Albion, squadra di Steve Clarke, che ha fra le mani tra l'altro i migliori baggies degli ultimi 20 anni, impreziositi dalla presenza di Romero Lukaku, arrivato in prestito dal Chelsea, un Lukaku ovviamente molto più giovane di quello che conosciamo oggi. Qui la storia si intreccia anche con i miei ricordi personali, perché al tempo vivevo a Londra e lavoravo per un tour operator che organizzava viaggi legati agli eventi sportivi. La mia azienda era rivenditore ufficiale del Manchester United, fra le altre. Le richieste di biglietti dopo l'annuncio di Sir Alex di addio al calcio erano pazzesche. C'era gente disposta a spendere oltre 1.000 sterline pur di esserci sulle tribune di The Hawthorns per tributare l'ultimo saluto, l'ultimo applauso a Sir Alex, che visse la vigilia della partita in modo speciale con i giocatori che gli regalarono, da un'idea di Rio Ferdinand, grande appassionato in materia, un Rolex del 1941. Perché del 1941? Perché quello era l'anno di nascita di Sir Alex. Fra l'altro un orologio regolato sulle 15.03, l'ora esatta in cui lui venne al mondo, a Glasgow, il 31 dicembre. Oltre a questo gli regalarono un album di fotografie che ripercorreva gli anni passati allo United. L'episodio venne raccontato dallo stesso Sir Alex, che spiega, cito testuali le sue parole: alla consegna dei regali partì un lungo applauso e notai che alcuni giocatori si emozionarono. Avevano anche un'espressione particolare, erano sempre stati con me, alcuni anche per 20 anni. Ovviamente sto leggendo, non l'ho imparata a memoria. Osservavo il loro sguardo assente, come sarebbe stato ora? Alcuni non avevano avuto altro allenatore oltre me, ma c'era ancora una partita da giocare. Già, la partita, senza stare a entrare tanto nella cronaca, fu pazzesca come la carriera di Sir Alex. Finì addirittura 5-5 con una rimonta dei Baggies sotto 5-2. Ricordo di averla seguita, qui si intrecciano ancora i miei ricordi personali, a The Goose, un pub a West Brompton, quartiere feudo di tifosi del Chelsea, insieme a Guido, amico di zingarate calcistiche in quei miei anni londinesi. Più che sulla gara però è bello tornare sulle parole pronunciate da Sir Alex dopo la stessa. Se dovessi riassumere in un risultato cos'è il Manchester United, sceglierei quello della mia ultima partita, West Bromwich-Manchester 5-5. Pazzesca, fantastica, divertente, eccessiva. Non sono riuscita a recriminare per aver buttato via in 9 minuti il vantaggio per 5-2. Ho anche cercato di apparire infastidito, ma i giocatori si sono accorti subito che fingevo. Ho detto loro: un gran bel saluto da parte vostra, con l'ironia che contraddistingueva Sir Alex quando veniva intervistato. Fragilità difensiva a parte, quel giorno ero fiero di quel grande gruppo di giocatori e del mio grande staff. Il mio lavoro era veramente finito. Finì 5-5, come detto. Mi sarebbe piaciuto vincere 5-2, continua Sir Alex, ma in qualche modo quel pareggio era un addio più appropriato, il mio primo 5-5, ed è il primo 5-5 anche nella storia della Premier League, nel giorno dell'ultimo match, la 1500esima partita. Un ultimo spicchio di storia nei miei ultimi 90 minuti, concluse Sir Alex. E questa era l'ultima formazione schierata dal tecnico scozzese: Lindegaard, Valencia, Jones, Evans, Butner, Anderson, Carrick, Cleverley, Chicharito Hernandez, Kagawa, Van Persie. Proprio Hernandez al 52esimo fu l'ultimo marcatore dell'era Ferguson. Lukaku all'86esimo invece l'ultimo avversario a dargli un dispiacere. Alla fine, ovviamente, guardia d'onore da parte del West Bromwich Albion. La vedete qui, dietro alle mie spalle. Guardia d'onore da parte del West Bromwich prima, del Manchester United dopo. Lo United che appunto con questo straordinario cimelio, incastonando il prato che è stato di Sir Alex Ferguson per 27 anni, ha voluto ricordare
per sempre il suo allenatore più iconico e per adesso è anche l'unico allenatore ad aver portato grandi soddisfazioni allo United, visto che dal suo lascito, diciamo così, dalla sua partenza, nessuno è più riuscito a vincere su quella panchina. Tutto questo accadeva il 19 maggio del 2013, 10 anni fa, e questo è l'Accadde Oggi dedicato a tutti voi. Grazie a tutti e appuntamento alla prossima settimana. Beh, diciamo che, come dire, io per me, piccola considerazione, mentre purtroppo abbiamo perso Davidone, che immaginavamo, però anche Larry non vedo più, ma diciamo che per me Ferguson è stato veramente un mentore, colui con cui io mi sono innamorato del calcio inglese negli anni 90. Per me lui è stato proprio veramente l'esempio del calcio inglese. Io ho avuto anche la fortuna di incontrarlo, per così dire, e di vederlo a pochi metri, perché nel 2011 all'Università Tor Vergata di Roma fu premiato e io andai, insomma, e scrissi anche fece alcune foto, video presenti, poi sul blog le trovate, insomma, e fu veramente una bellissima esperienza. Tra l'altro ricordo che, cioè, io stavo proprio davanti a lui, a pochi metri, io feci così, ebbi solo il coraggio di fare così con la mano, lui mi rispose, però mi sorrise e fece anche lui così. Ho questa bellissima immagine, veramente un vero professionista, e sono legato tantissimo a lui, veramente una figura incredibile. Cosa rappresenta per voi che siete gli unici superstiti di questa sera verso la fine della trasmissione, cosa rappresenta per voi Sir Alex Ferguson? Lorenzo, cosa rappresenta per te? Beh, Alex Ferguson è il manager. Ora fa purtroppo della squadra che proprio non riesco a tirar giù, però anche se ho molti amici che tifano United, ma Ferguson è stato il manager che soprattutto ha dato la passione e il pragmatismo, anche ha creato un ambiente che era neanche tanto anni 90, lo vedo molto più un ambiente anni 70, in cui c'era il padre e i suoi figli con cui potevano andare a conquistare il mondo. È quello lì che è stato Alex Ferguson. Forse è stato l'ultimo degli allenatori vecchio stampo inglese. Eh sì, veramente sì. L'espressione di un tempo che, insomma, ormai l'ultimo non c'è più. Alessio, per te? Sì, è stato l'ultimo che... E allo stesso tempo ha aperto la porta per il nuovo, anche se è difficile, nel senso, l'ultimo perché ha fatto il sindacalista, aveva giocato da calciatore nella sci scozzese, banalizzo con 16, e questa sua grande etica, passione anni 70, la riuscì a applicare, perché si era ancora in un momento di passaggio a grandi giocatori. Forse adesso sarebbe più difficile, il suo famoso air washing, non me lo ricordo, le sue urlate nello spogliatoio sono rimaste mitiche. Una volta ti do una scarpina, fra poco prende Beckham. Avere, e forse Cantona da questo punto di vista invece ne è stato l'interprete migliore. Sì. Perché avere, non so se un allenatore ora riesce a far così, quindi lui è riuscito a entrare nell'era moderna, a diventare un manager citato nei libri dei manager, come fare il manager. Però per fare anche il manager moderno, se non ha quel retroterra di cui parlava Lorenzo, non lo fai. Quindi è stato anch'io il Fergie Time, le vittorie, alcune cose non mi sono andate giù, però mamma mia, cioè l'emozione che ha dato lui, ha fatto conoscere il calcio inglese, l'ha sdoganato, quando il calcio inglese è diventato più internazionale, più modaiolo anche in Italia, fortunatamente è stato sdoganato da Sir Alex Ferguson, il suo Manchester United, quando la gente lo Manchester, la squadra, perché non sapeva che esisteva il City. E quindi per me massimo rispetto per poi questa storia del vino, che poi lo facevano anche altri, che offriva il vino, cioè ha creato tutto un mito moderno ma su delle basi antiche, chissà se potrà risuccedere. Ma io dubito, tra l'altro poi il Manchester United, quando è andato via Ferguson, insomma, è un'eredità abbastanza pesante, devo dire. Sì, ti potrebbe fare una trasmissione intera sull'eredità di United. Sì, 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 sì.
come allenatori che ora ce l'ha in casa Alessio siano stati triturati quando in fondo non hanno fatto male e, al posto di Ferguson, come anche alla fin dei conti la stessa figura di Ferguson per allenatori era diventato un problema stesso all'interno. Però ragazzi, è normale, è una persona che è stata 1500 panchine, una personalità, certo. Cioè, ma poi pensate un Ferguson con le nuove proprietà straniere, uno che non sta, non che fa confusione nelle conferenze stampa, ma uno che non sa star zitto nel senso del suo ruolo, non lo so. E in effetti sì, poi l'United ora forse ha trovato l'olandese, vediamo se però no, se non riesce ad andare in Champions, triturano anche lui. Comunque l'olandese ha detto, qui comando io, qui via te, via gli altri, e ha preso la sua squadra. Se ci va, buon per lui, se non ci va però perlomeno ha sbagliato lui. Non è stato assolutamente, però ha fatto bene criterio, con un criterio di squadra. Sì, esatto, esatto. Tra l'altro io il Newcastle vedo che sta vincendo col Brighton 2-1, quindi questo a proposito della lotta Champions League è un risultato molto importante, ancora tutto aperto a due giornate dal termine. E, io volevo andare verso la conclusione, abbiamo ancora qualche altro minuto per fare un breve, diciamo, excursus su quello sulle finali, sulle finali playoff. Perché sulle? Perché la prima è la finale di National League, che insomma penso, non so se avete seguito più o meno, il Notts County che è tornato in Football League, è una notizia che fa bene, tutto insomma, l'anno. Benissimo Alessio, quindi ferratissimo. Notts County che ritorna però col brivido, col gran brivido, triplo brivido, sarebbe uscito talmente tante volte che poi diciamo le idee del calcio hanno voluto bene. Assolutamente sì, sembrava veramente scritta male. Assolutamente. Invece però c'è da dire che tra l'altro si parlava, leggevo in questi giorni, che si chiede, almeno la National League chiede tre promozioni adesso, perché in effetti quest'anno è stata una situazione abbastanza particolare, perché il Notts County, che aveva 23 punti di vantaggio sul Chesterfield, si è trovato quasi a non essere promosso, e insomma sarebbe stato clamoroso. Certo è che però è anche il bello di questo, della post season, in questo modo stravolge un po' tutto, però andare poi a vedersi sfaldare una stagione del genere in questo modo sarebbe stato veramente incredibile. Che dite, questo Notts County lo possiamo rivedere ai piani alti? Che ne pensate Alessio, visto che tu hai seguito? L'ho seguito, sì, ora non lo so perché non ha, poi Notts County vive un po', cioè dice, io sono un po' matto, no? Allora allora cosa faccio? Quando il sabato alle 8 mi guardo tutte, cerco i match report delle squadre che gli stanno andando male. Quest'anno ho letto, dicevo, le match report dell'Oldham nel Notts County da 3 anni, il sabato, il martedì mattina, mercoledì mattina, quando gioca il martedì, mercoledì, sono questi piccoli riti che solo qui dentro virtualmente possiamo capire. Certo, e certo. Notts County sì, però non lo so, pensate quando prese ve lo ricordate, prese Sven Gora Eriksson, sì, durò pochissimo e dicevano voglio tornare in Premier per festeggiare, cioè per il 150esimo del club volevano tornare in Premier, sì. Però non lo so perché ho letto che vive una situazione dove c'è anche simpatia da parte del Forest, non c'è questa rivalità. Vediamo, ci vorrebbe un consolidamento e allora poi lì è tutto possibile, come il Luton, ecco. Sì, infatti. Che siano tornati intanto dentro, ho visto per esempio la fine che ha fatto lo Scunthorpe, pensate un po', con l'Oldham che prendevano in giro quelli, quest'anno ci tocca giocare col Dorking Wanderers e poi col Dorking, che è una storia interessante, tu la saprai bene, ora la ricordo poco, però una specie di società basata su chi un ex giocatore ex dirigente, poi l'hanno strutturata e invece si sono trovati male. Poi c'è stato quello che avviene molto da spesso in Inghilterra, il cambio di società durante la stagione, si sono salvati.
ma io spero il Notts County intanto si consolidi, sì, poi vediamo. Questa è la cosa più importante, perché poi l'impatto, anche l'impatto in Football League, sì, certo, tutta l'entusiasmo, eccetera, eccetera, però l'impatto è molto, molto forte, quindi anche perché manca da 4 anni, se non sbaglio, ora non... Sì, sì, e poi lo seguo, ma faccio queste letture, appunto, o a fine sabato o il mercoledì mattina, non ricordavo, perché ovviamente per tutto il mondo è stata un'annata particolare, che avevano perso loro la finale behind closed doors l'anno del Covid contro la Rogate. E quindi non mi ricordavo. Sì, sì. Ci sono di nuovo, ci sono, Larry, di nuovo. Sì, sì, ti vediamo. Oh, Larry. Ti vediamo. Io sto seguendo anche a Z-West-M, che tutti a dirmi cosa te ne frega della Conference Cup. Sì, non mi trascina come l'altro anno, come la Conference League, come l'Europa League, che va più pathos, però potete capire come noi si tiene a tutto, figuriamoci. Certo, assolutamente sì. Lorenzo, mentre tu hai... Se abbiamo... Se abbiamo ancora un po' di tempo... Vai, Larry, dimmi. Io avrei due piccoli a Marcord, uno di calcio italiano, un attimino solo... e uno della nazionale inglese, non accaduti proprio oggi, ma in questo momento, in questo periodo, cioè uno è oggi e uno in questi giorni. Allora, Larry, io, siccome volevo un attimo parlare anche del Luton al volo, quindi sì, puoi salutare, quindi io ti lascio i tuoi 3 minuti e vai. Sì. Allora, iniziamo... Dimmi, Alfonso. Tutto, 3 minuti tutti per te, vai, gestiscili come vuoi. Questo aneddoto sulla nazionale inglese mi piacerebbe di più. Però lei, ti faccio una battuta, ti si mette come noi in televisione il countdown a politici, 3, 2, 59, 2, 58. Non ho avuto modo di darci un abbraccio virtuale, un abbraccio. Fammi il campanellino. Allora, Larry, guarda, faccio così, faccio un po' così, va bene? Sì, ok. Guarda, io ho la tua immagine bloccata, l'audio ancora c'è. Però vedo che la tua connessione è un po' debole, quindi non vorrei che ti perdiamo tra poco. Mi sentite? Mi sentite? Benissimo. Comunque sei collegato. Allora, il 16 maggio 1948, oltre a essere ovviamente, come sapete, nel mondo musicale italiano, il compleanno di Baglioni, La Pausini, Fiorello e Dolcenera, è anche la data in cui la nazionale inglese ha ottenuto il suo maggior successo in fatto di scarto contro l'Italia, il famoso 4-0 del maggio 48 a Torino. 50.000 spettatori in visibilio per l'arrivo della nazionale inglese, l'Italia con molti rappresentanti del grande Torino, poi tragicamente morti a Superga nel 49, e quindi anche una grande aspettativa, con 50.000 biglietti appunto andati in fumo in pochissimo, e una severa lezione proprio questo grande Torino, che è una delle squadre più forti d'Europa, diciamo, in quel momento lo era, e appunto questa vittoria per 4-0 che ha ridimensionato un po' tutto, perché l'Italia era bicampione del mondo e aveva appunto questi rappresentanti del grande Torino. I marcatori furono Tom Finney del Wolverhampton, Stanmore con una doppietta, 33 presenze, 30 gol per lui in nazionale, più Stan Mortensen, che era il giocatore immagine a quel tempo della nazionale inglese, soprattutto per quanto concerne il tiro, soprattutto da fuori, perché poteva giocare sia ala che sia ala che centrocampista che
Punta Pura e Finlay, un altro giocatore. Diciamo un John Barnes di questi tempi, diciamo di questa era, dato che per cifra tecnica poteva fare tutti e tre i ruoli, e Bobby Robson lo provò anche sia come centrocampista che come ala che come attaccante, quindi spalle alla porta, sia spalle alla porta che fronte alla porta. Benissimo, Larry, tra l'altro volevo fare una pausa a Larry perché è stato fenomenale, perché si è tenuto precisamente nei 3 minuti, quindi veramente fantastico, e l'abbiamo anche perso studiato. Proprio all'ultimo istante, purtroppo l'abbiamo persa adesso, però la connessione è resistito all'ultimo, quindi fino all'ultimo, fantastico, ecco, ritornato Larry, sì, però abbiamo sentito tutto, non ti vediamo Larry, non so se non ti sentiamo. No, mi sentite? Ti risentiamo e ti ho fatto i complimenti perché sei rimasto perfetto. Sì, perfettamente, quello l'ho sentito. Grande, grazie, come sempre i tuoi contributi sono sempre molto preziosi. Alessio, mentre Lorenzo... dicevo che il gol di Mortens, me lo ricordo, sì? Perché c'avevo il manuale del gol, che era quel manuale, che c'era il manuale nonna Paolo, in cui si imparava il manuale, dicevano i marmotti, il manuale del gol, che io avrò letto da piccolo, penso 200 volte, c'era a doppia pagina il gol di Moren, quasi dal fondo, e per me Mortens era quelle cose come leggere di un personaggio dei fumetti, Mortens, il gol alla morte, e questo fondo, quando giocava un cortile, e se uno faceva gol così faceva il gol, e non pochi capivano. Beh, c'era a per quel tempo, scusa, il gol Inghi. L'hai descritta benissimo, Larry, roba da fenomeni, sì, veri. Assolutamente. C'era quel tempo che Mortensen rimane così tanto che mio padre diceva che quelle dei tiri alla Mortensen. È vero. Difatti, se mi fai finire, fare una piccola chiosa, Niccolò Carosio nelle sue telecronache diceva sempre con un tiro alla Mortensen. Sì. No? Bravo. E poi in quella nazionale c'era anche il primo pallone d'oro europeo, Stanley Matthews, dello Stoke City, che giocò fino a 50 anni e 2 mesi in nazionale. Grandissimo, grandissimo personaggio Stanley Matthews, veramente grandioso. E per concludere la trasmissione, quindi per concludere anche il discorso che stavamo facendo sui playoff, c'è un altro grandissimo appuntamento il 27 maggio, se non erro, la finale playoff di Championship. Quindi vorrei avere un vostro parere in conclusione per i saluti, sperando di riuscire ad avere ancora Larry, che vedo che ha ancora qualche problemino la connessione. Allora, Luton o Coventry? Proprio botta secca. Lorenzo, stavolta voglio partire da Lorenzo, che sta in macchina, giustamente, sì, deve tornare a casa. Non ero a casa, ero in ufficio praticamente, stavo finendo. vai con questa chiusura e poi ti lascio tornare a casa. Ovviamente il cuore direbbe Luton, perché sarebbe la favola bellissima. E anche la camicia dice Luton, però. Sì, anche la camicia dice Luton. È un po' come la situazione del campionato vinto dall'Leicester. E anche il Coventry ne ha passate di cotte e di crude. Sì. Cioè, si trova in questa situazione per cui dico Luton, ma se va avanti il Coventry sono contento. Perché da trattati arrivare di nuovo a tornare in Premier è una bella storia. Una bellissima storia. Larry, secondo te che dici? Luton o Coventry? Vai, butta al Luton. No, Luton. Larry, poi ne Alessio, vai. E Ciccio Coventry dove lo lasci? Chi è? Ciccio Coventry, no, ricordi quella volta, Isa, nella macchina di Massimo c'era il pupazzo, uno dei pupazzi delle bimbe, io per farti posto. All right. Sì. No, dico Coventry perché ho dei bei ricordi, anche il famoso plastic pitch di
il sintetico di Kenilworth Road era per quei tempi era una cosa meravigliosa. E poi ho anche bei ricordi col Perugia nell'ultima edizione del Anglo-Italiano, andò a vincere proprio a Luton per 4-1. Bene, tra l'altro Larry ha fatto bene a citare Kenilworth Road in chiusura, perché tra l'altro questo stadio avrà bisogno, già se ne parla sulla stampa, avrà bisogno di una pesante ristrutturazione, perché non è a norma, quindi per la Premier League, quindi devono investire, si parla di una cifra di circa 10 milioni di sterline. Sì, Alessio, vai. Ti dicevo, a me piacciono tutte e due. Ti sentiamo Alessio, vai, vai. Cucini della Juve, forse ha fatto gol la Juve. Coventry. Sì, confermo. Coventry anch'io, perché Luton... Hanno la maglia della Scozia stasera. Vedo più solido, allora. Che vince 1-0. Luton c'ha questo entusiasmo. Bella in Coventry, in una partita tirata, però sono, mi piacerebbe anche essere smentito, quindi sono contento che ci siano due di queste, una di queste due novità anch'io. Sì, ma sono certo che noi da appassionati certamente ci godremo questa finale, i tifosi insomma la vivranno da tifosi chiaramente, però tutte e due le squadre, il Luton comunque ha fatto un finale di stagione veramente meraviglioso e quindi si è guadagnato questa finale e anche se l'è strameritata questa finale il Luton, assolutamente, vedremo come andrà a finire. Bene signori, per me è stato dobbiamo allungare queste cose, dobbiamo allungare queste puntate comunque. Hai ragione Larry, dobbiamo allungarci, probabilmente ne faremo una il 31 dicembre e facciamo e festeggiamo anche tutti insieme. Beh, ragazzi, è sempre veramente un piacere, io mi auguro. Ah, io lo farei senza problemi. Lo so, tu sei il numero uno. È sempre un piacere avervi qui. Io, il mio obiettivo e il mio augurio con voi è di avere un appuntamento mensile con Anglocalcio, già ne ho parlato. Speriamo davvero. Ho accennato questa idea. Come Lorenzo, non ho capito? È disponibile. Benissimo, Alessio, io penso che anche tu sia disponibile. Sì, ora poi è chiaro, se non capita cose particolari, certo, molto volentieri. Ma certamente, quindi ci organizziamo e teniamo questo appuntamento mensile per commentare un po' tutto quello che è accaduto e prometto la prossima volta mi attrezzo anche con la birra, così è veramente un bel pub, quindi domani la prossima volta tutti con la birra in diretta, ok? E anche però un po' di storico, se mi volete anche un po' di storico ovviamente. Assolutamente sì, e Lorenzo mi raccomando, però se tu stai in macchina la prossima volta niente alcol, perché non si può guidare. Va benissimo, va benissimo. Allora signori, io vi ringrazio ancora di essere stati qui con me, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima le prossime puntate di Uke Calcio la prossima settimana, giovedì prossimo avremo gli Hammers Genova, che non so se Davidone li conosce, glielo dovrò chiedere, e saranno ospite anche per una diciamo un'opera benefica, quindi un motivo veramente molto importante che vi illustrerò nel corso di questa settimana. Quindi io ringrazio ancora di essere stati qui con noi e a presto, sempre qui su Uke Calcio. Viva il calcio d'oltre manica! Meno male che c'è il calcio d'oltre manica. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao ciao ciao!